Namaste, buonasera, bentrovati alla 36esima puntata di Fiore di Loto, che sappiamo essere una, oramai abbiamo imparato, è 2 anni quasi che facciamo questa trasmissione, è una trasmissione di divulgazione olistica, quindi parliamo di spiritualità, parliamo di psicologia olistica, parliamo di percorsi, parliamo di persone. Parliamo di energie. Un saluto generale a tutti quanti, e un abbraccio, siete già in tanti, spero che ne arrivino anche di più. Intanto c'è questa parte introduttiva che mi serve per spiegarvi un po' il viaggio che faremo questa sera. Questa sera, care anime viaggianti, vi guiderò fino alla scoperta di una parola che racchiude in sé una potenza strepitosa ed è fondamentale, dobbiamo inserirla nel nostro quotidiano, fondamentale perché è il nostro rapporto con noi stessi, quindi è il quotidiano interiore e perché no, anche un quotidiano esteriore. Il concetto è quello che questa parola dovrebbe essere rivolta verso, solo forse esclusivamente verso il mondo esterno, il mondo che ci circonda, in realtà è molto importante che lo sia anche per noi. Come al solito vi chiedo se vi arrivo in video, in audio, in maniera ottima, ottimale. Ho dovuto ritornare laddove ero partito dalle origini. La volta scorsa ho voluto fare
la trasmissione dallo studio, ma la linea è peggio di questa, mi sono rivisto, era una cosa disastrosa in realtà. L'immagine era molto sgranata, si sentiva bene la musica, si è vista bene la sigla, l'audio era anche buono volendo, ma purtroppo l'immagine è sgranata, non che mi interessa in particolar modo, ma per non dar fastidio agli occhi delle persone. Saluto tutti, siete tanti questa sera, siete arrivati anche abbastanza puntuali e quindi mi fa piacere iniziare questo viaggio con voi. Parleremo della gratitudine, no? Ed è interessante giocare un po' come facciamo sempre e come faccio con le parole solitamente. La gratitudine dovrebbe diventare un'abitudine, dovrebbe diventare una consuetudine. In realtà abbiamo perso un po', parlo in generale chiaramente, senza indicare nessuno nello specifico, abbiamo perso un po' l'abitudine e la consuetudine alla gratitudine. Sono tutte parole che si legano assieme perché hanno lo stesso suono, ma anche lo stesso, in un certo senso, anche lo stesso significato. Perché la gratitudine? Perché questa parola è una parola potente, è una parola contenitore, e vedremo anche perché. Ho fatto delle ricerche, quindi vi stupirò come sono rimasto stupito io di quante sfaccettature in giro per il mondo e anche nelle varie lingue, quante sfaccettature ha la gratitudine. In particolare ho pensato di dedicare questa puntata proprio alla gratitudine perché come dico e come ribadisco e come voglio sottolineare, è una parola di fondamentale importanza che dovrebbe entrare nel nostro quotidiano, ma non solo, perché ieri è stata la giornata mondiale della gratitudine, oltre a quella dell'Alzheimer, e quindi ricordiamo anche le persone che hanno questo tipo di malattia importante, sulle quali si stanno facendo delle ricerche anche importanti, e speriamo possano dare un certo tipo di sollievo anche a queste persone, oppure la ricerca viene fatta soprattutto per una questione, per una motivazione preventiva. La nostra mente è molto complessa e quindi anche quando ha dei disagi diventa complesso capire il perché e intervenire. Quindi ieri due appuntamenti importanti, ho fatto una piccola diretta a tal proposito. La gratitudine l'ho voluta ampliare così che abbracci anche il discorso della salute, ma lo vedremo passo passo, mano a mano che entreremo nella nostra trasmissione e nella nostra puntata. Ho dato il tempo alle persone di arrivare, è arrivato ancora qualcun altro. Saluto anche chi vedrà la puntata in differita e quindi registrata. Molti sono quelli che la guardano con calma in un secondo momento perché magari non hanno in questo momento lo spazio e il tempo per poterlo fare. Invito sempre la condivisione perché così possiamo arrivare a più persone possibili, e il riascolto. È importante, è fondamentale il riascolto perché come dico sempre, alla fine noi faremo una meditazione, se avrete piacere di rimanere con me in questo percorso fino alla fine, mediteremo assieme, e la meditazione è un esercizio che va ripetuto nel tempo, lo consiglio sempre, e quindi potete estrarre l'ultima parte di questo video che rimane registrato sulla mia pagina e anche sulla pagina di YouTube dalla quale vi scrivo, e che per chi non l'avesse fatto invito ad andare a registrarsi. Vi mando un namaste dalla pagina di YouTube, dovrebbe arrivare da lì, motivazione, crescita personale, anima. Andate a iscrivervi, ci sono oramai, siamo quasi a 60 dirette gratuite, meditazioni, argomenti, approfondimenti che possono essere molto interessanti e comunque sono finalizzati a nutrire sempre quella che è l'anima, per far sì che ci possa essere una crescita personale, e quella alla quale puntiamo tutti. Ringrazio, come sempre, doveroso mi sembra, Paolo Di Bella, che è l'ideatore di questa trasmissione e mi concede lo spazio sulla sua API Web Radio. Andate a vedere anche quella, è molto interessante. È una radio che trasmette in tutto il mondo alla fine, perché essendo una web radio trasmette in tutto il mondo.
si è appoggiata e ci appoggeremo a delle televisioni. Abbiamo fatto l'anno scorso la televisione locale Video Sicilia. Speriamo che in progetto ci siano altre televisioni, e che mi ha dato la possibilità anche di fare quel convegno meraviglioso del quale vado estremamente orgoglioso. Permettetemi questa piccola punta di orgoglio, una meravigliosa conferenza, un meraviglioso incontro, e grazie a lui che mi ha fatto conoscere l'organizzatrice, che è Giusi, non so se stasera sarà presente tra di noi, ho avuto l'opportunità di andare prima di tutto a vedere il mare, che altrimenti quest'anno non avrei visto, ma soprattutto a parlare a un pubblico soprattutto di operatori, che è stato un po' più impegnativo. Per cui ringrazio Paolo, e di Paolo mi sembra di essere quasi a Sanremo, insomma, di Paolo Di Bella è anche la meravigliosa sigla che io adoro, e lo dico tutte le volte perché è vero, perché la sento e so che molti di voi la sentono molto loro, la sigla di Fiore di Loto. Dopodiché iniziamo con il nostro viaggio. Bentornati. Per ogni grazie non detto, cade a terra un petalo di rose. E questa è una bella immagine. Un grazie non detto è un'opportunità persa. E ancora, quando fai un dono agli altri, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. E non affaticarti a ricordare il bene fatto. Ma quando ricevi un dono, non dimenticarlo e cerca di essere grato verso chi ti ha fatto del bene. La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre, diceva Cicerone. E Marcel Proust replica, completa questo pensiero dicendo: dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. Ed è da questo giardino fiorito che partiamo. Nel 1965 viene istituita la Giornata Mondiale della Gratitudine. 1965, 57 anni fa, in occasione di un incontro internazionale svoltosi alle Hawaii. Già Cicerone, come abbiamo visto, la considerava la madre di tutte le virtù. Non stiamo parlando certamente di una novità per l'uomo. La gratitudine è aprirsi all'altro per fare e ricevere del bene. Tommaso d'Aquino ci insegna che la gratitudine, però, è una realtà umana assai complessa. E qua vi chiedo di avere un po' di attenzione, perché andremo più in profondità nel discorso della gratitudine. Tommaso d'Aquino la considera complessa, sì, la considera articolata addirittura in tre livelli. Il primo livello è quello del riconoscere, quindi riconoscere che c'è stato fatto un atto di gentilezza, un atto dedicato a noi. Il riconoscere l'attore, il protagonista che ha fatto quest'atto verso di noi. Il rendere grazie, quindi l'azione successiva è il ringraziamento, è la gratitudine.
ma per ultimo non dimenticare che in qualche modo dobbiamo un favore e quindi rendere quanto prima e nella miglior maniera, nelle nostre possibilità e nelle nostre capacità, questo favore che abbiamo ricevuto. Si tratta quindi, e stiamo parlando quindi di gratitudine, si tratta quindi di un sentimento che ha in sé anche l'azione dell'individuo che vive quel momento. Quindi non è una cosa passiva che poi diventa attiva, è già insito in sé l'azione nella gratitudine, l'azione della persona che sta vivendo quel dono, ma soprattutto richiede un linguaggio per poterlo esprimere, per poter esprimere questi differenti momenti. Allora diventa interessante fare un po' un giro nel mondo, come io faccio, no? Prendendovi per mano, portandovi a spasso, viaggiando, come ci siamo detti all'inizio. Allora, Jean Lannot, durante una conferenza tenutasi a Barcellona, era uno studioso, ha dimostrato che ogni lingua, quindi ogni popolo, mette l'accento su un diverso livello di gratitudine in base ai tre livelli che abbiamo visto descritti da Tommaso d'Aquino. Per esempio, alcune lingue emettono l'accento solo sul primo livello, cioè quello del riconoscere, concentrandosi sulla riconoscenza di chi ha ricevuto il gesto. Interessante a questo punto capire anche, no, l'etimologia della parola riconoscenza. E vediamo, per esempio, in questo primo livello di comprensione, quindi riconoscere, e se voi pensate alla parola essere riconoscenti, riconoscere, c'è questa prima fase. In inglese, per esempio, to thank, cioè grazie, ringraziare, e to think, pensare, hanno la stessa radice. Quindi il pensare e il riconoscere la persona è un pensiero, la persona che ha fatto questo atto nei nostri confronti. Altre lingue, come l'arabo per esempio, si focalizzano e si concentrano sul secondo concetto espresso da Tommaso d'Aquino, sulla seconda parte, che è quella del lodare la persona che ha fatto il gesto di gentilezza nei nostri confronti. Shakran è utilizzato è una parola egiziana, araba, che è utilizzata proprio per lodare il benefattore e il beneficio ricevuto. Quindi, come vedete, la gratitudine comincia ad avere delle sfaccettature diverse. In portoghese, per esempio, obrigado, lo sentiamo anche in brasiliano, però brasiliano ha origine nel portoghese, ha radici nel portoghese, obrigado si sposta sul terzo livello di conoscenza, perché obrigado vuol dire obligatus, dal latino obligatus, quindi sono in qualche modo il dover restituire quel beneficio ricevuto. C'è una parola però in particolare, a parte namaste, che vuol dire riconosco il divino che c'è in me, riconosce, saluta e onora il divino che c'è in te, ed è una forma di saluto più che di gratitudine o di ringraziamento, ma lo è anche perché viene fatto a mani giunte. C'è un'altra parola che ha un fascino particolare, esprime secondo me molto più poeticamente il concetto del ringraziamento, e l'ho trovata in Giappone. Come sapete, la lingua giapponese, come il cinese, a seconda di dove vengono messe le parole, assume un significato differente. Conosciamo tutti la parola utilizzata in Giappone per salutare, che è arigato. Può essere tradotta, per esempio, in l'esistenza è difficile, oppure rarità, o meglio ancora eccellenza, o più precisamente, e qua troviamo la poetica della lingua giapponese in questo caso, eccellenza della rarità. Questa parola quindi descrive la bellezza,
la rarità che è presente in un gesto fatto e ricevuto con il cuore. Un gesto fatto e ricevuto con il cuore è poesia. Un'attenzione è poesia. E questo è molto bello. Questa parola contiene questa sfumatura che ci porta a ragionare su quanto è importante un gesto che noi riceviamo. Il linguaggio, come sappiamo, no? È sempre stato per l'essere umano lo strumento più funzionale dell'espressione. Al di là dell'arte che è trasversale per tutte le lingue, la musica, ma il linguaggio per comunicare concetti, idee, non solo emozioni, come può fare per esempio l'arte, è molto importante ed è lo strumento più funzionale chiaramente all'espressione del proprio pensiero, alla condivisione del proprio mondo. Io posso descrivere il mio mondo attraverso il linguaggio, attraverso le parole. Ricordiamo peraltro che la Genesi, che come dico sempre per me è uno spunto per poter vedere a livello iconico, come è visto dalla filosofia, dalla religione ebraica, la creazione del mondo, il pensiero nella Genesi diventa parola e la parola poi diventa creazione. E da lì, da questa creazione, ha assolutamente, totalmente origine il mondo. Naturalmente, non l'ho detto all'inizio, ma laddove ci fossero delle domande o dei pensieri, per poter interagire, fate tranquillamente, perché io i vostri messaggi li leggo e quindi se avete qualche cosa da chiedere io sono qua. Quindi ci stiamo addentrando in un territorio che è fatto di pensieri, di parole, di desideri e di bisogni. Allora la gratitudine la possiamo vedere sotto anche un altro aspetto. La gratitudine diventa un bisogno dell'essere umano. Perché? È il bisogno dell'incontro con l'altro, è l'altro che fa un gesto nei nostri confronti, è verso l'altro che noi dobbiamo avere gratitudine. Non possiamo avere gratitudine, oltre che per noi stessi chiaramente, per null'altro se non c'è un altro, se non esiste un altro. E quindi abbiamo bisogno attraverso la gratitudine di essere riconosciuti. Il concetto molto semplice che vi chiedo di cogliere con attenzione è il fatto che quando qualcuno fa un gesto per noi ci riconosce. Quando qualcuno ha un'attenzione, seppur piccola per noi, in quel momento veniamo riconosciuti. In quel momento diventiamo parte integrante del mondo dell'altro e attraverso gli occhi dell'altro che ci fa un gesto di gentilezza, fa un regalo, un'attenzione nei nostri confronti, riusciamo a conoscere anche noi. Ci riconosciamo attraverso gli occhi dell'altra persona. Quindi ecco perché la gratitudine diventa un bisogno di riconoscersi. Così, come abbiamo detto all'inizio, riconoscenza è una forma di gratitudine. Io sono riconoscente e dentro la parola riconoscenza io mi riconosco. E quindi è il riconoscersi e l'essere riconosciuti. Lo troviamo anche nella piramide di Maslow, conosciuta perché l'abbiamo anche studiata a scuola, è la piramide dei bisogni, che questo studioso ha costruito mettendo quelli che sono i bisogni dalla base, che sono i bisogni primari, fino ad arrivare all'autorealizzazione, autodeterminazione. Nella piramide dei bisogni di Maslow troviamo quello che vi sto dicendo, perché il bisogno di stima, che contiene prestigio, contiene rispetto, ma contiene anche il concetto di riconoscimento ed è all'ultimo livello, prima dell'autorealizzazione. Quindi è un bisogno che riusciamo
a raggiungere, integrare, a corrispondere nel momento in cui siamo prossimi all'autorealizzazione, il riconoscere con gratitudine un gesto che ci viene fatto è indice di maturità, è indice di attenzione, è indice di presenza mentale e attenzione verso l'altro. Siamo un po' una sorta di eco, no? Così come noi, quando facciamo un gesto, abbiamo un ritorno che sia sotto forma di gratitudine, che sia sotto forma di ringraziamento, che sia sotto forma di sdebitamento. Abbiamo un ritorno su quella che è la nostra azione, sebbene l'attesa e quindi l'attendere un qualcosa da quell'altro non sia esattamente nel concetto della gratitudine. Vi rileggo le parole che dice Enzo Bianchi, quando fai un dono agli altri, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Questa è una cosa difficile perché abbiamo sempre delle attese. Abbiamo sempre, attendiamo sempre una reazione dall'altra parte. Non affaticarti, dice, a ricordare il benefatto. Quando ricevi un dono, però, non dimenticarlo e cerca di essere grato verso chi ti ha fatto del bene. L'esercizio più difficile è quello di fare per il piacere di fare. E da parte mia vi posso garantire che il fare per il solo piacere di fare senza aspettative ha un fascino molto particolare, ha un fascino meraviglioso. È un po' alla base di quello del lavoro che faccio io. Sebbene sia per me un lavoro, quindi sia una fonte di guadagno per forza di cose, le parole soprattutto che dono alle persone che fanno, che decidono di fare dei percorsi con me, che decidono di affrontare problematiche tipo l'ansia, tipo gli attacchi di panico, tipo le paure, le angosce. Bene, quelle parole viaggiano e spesso e volentieri io non le ricordo perché sono già loro. Un dono, un'attenzione è una cosa, un atto già presente nella coscienza generale, nella coscienza totale, che si materializza attraverso di noi e arriva all'altra persona. E così la gratitudine è una vibrazione molto alta che è presente nella coscienza collettiva e che attraverso di noi arriva alla persona che ci ha fatto un gesto d'amore. Quindi possiamo iniziare a considerare la gratitudine come un'alta vibrazione della coscienza, un'alta vibrazione dell'animico, un esercizio quotidiano, oserei quasi dire puntuale e istantaneo, che deve essere esercitato ogni momento perché ha una potenza, una capacità di trasformare la realtà e di trasformarci anche fisicamente. Quando siamo grati, siamo molto più aperti, abbiamo il cuore aperto, come abbiamo detto all'inizio, e quindi si conforma anche il nostro corpo, i nostri occhi assumono una luminosità particolare. L'esercizio della gratitudine verso, vedremo adesso fra poco, verso qualunque cosa e anche e soprattutto verso di noi. Quindi bisognerebbe essere grati come stiamo dicendo, non solo a chi prepara il cibo per noi, perché è un'attenzione particolare verso la nostra persona, ma ad esempio, perché no? Essere grati verso il cibo che in qualche modo cresce in funzione di nutrire gli animali o di nutrire l'essere umano. Tutto questo chiaramente la spinta è quella della riproduzione, il frutto contiene il seme, ma il seme è contenuto in un qualcosa che può essere consumato e che si trasforma in quello che siamo. Quindi avere gratitudine verso il cibo, per esempio, vuol dire avere gratitudine verso noi stessi, perché dopo poco
quel cibo, dopo che è stato trasformato dai nostri succhi gastrici, diventerà parte integrante di noi. Nel passato i cacciatori ringraziavano le prede quando riuscivano a catturarle, perché era una benedizione poter mangiare. Ora noi abbiamo perso anche l'abitudine al cibo, a ringraziare il cibo, e mangiamo un po' di tutto. Abbiamo la possibilità di avere accesso a qualsiasi tipo di cibo in qualsiasi momento della nostra giornata. Quindi abbiamo perso questa emozione nel ringraziare il cibo e nel ringraziare chi ha procurato il cibo e chi lo ha cucinato. Bisognerebbe tornare un po' a queste radici, che non sono particolarmente faticose, ma che cambiano il rapporto con il mondo esterno, il mondo che ci circonda. Ringraziare per il cambio delle stagioni, ringraziare per gli alberi che fruttano e che fruttificano. L'attenzione, la gratitudine deve rivolgersi obbligatoriamente, principalmente, in maniera funzionale, a ciò che non ha forma e materia, perché quello che incide più dentro di noi, la gioia, la grazia, la felicità, che cos'è che non ha forma e materia? I sentimenti, l'essere amati, amare, provare un sentimento d'amore ed essere grati per avere questa sensibilità. Essere grati al fatto che ogni giorno abbiamo un giorno in più, 86.300 secondi da spendere. Essere grati alle esperienze che facciamo. Essere grati ai problemi che la vita ci obbliga ad affrontare, ed essere grati al fatto di avere la capacità di affrontarli e di risolverli. Essere grati alla salute anche quando manca, perché abbiamo deciso, che lo vogliate o no, abbiamo deciso di fare quel tipo di percorso, quel tipo di esperienza. Essere grati al tempo che ci viene donato, o alle emozioni, ai sentimenti che un mare, un cielo, un lago, un fiume, un torrente, una montagna ci trasmettono, ci donano, ci rimandano, ci restituiscono nel momento in cui noi le vediamo. Esercitare la gratitudine a prescindere, essere grati anche senza un motivo, essere grati al nulla. Questo eleva il nostro spirito e la nostra coscienza, e la nostra consapevolezza viene elevata oltre il povero limite della materia, povero limite limitato della materia. Essere grati anche per il nulla vuol dire elevarsi, andare oltre, sapere che lì nel vuoto ci siamo noi, c'è la nostra coscienza. Ed infine bisogna essere grati al corpo che abitiamo, all'insieme di organi e di cellule che lavorano per noi senza chiederci nulla, senza nessun tipo di aspettativa, che ogni giorno cercano quell'omeostasi, l'equilibrio, per farci stare in salute, e lottano costantemente. Lottano ogni giorno per la ricerca dell'equilibrio che in questa vita, soprattutto in questa vita che è fatta di continue tempeste, ne vediamo tutti i giorni ce n'è una, ci sono dei drammi enormi, ci sono delle paure incombenti, ci sono dei trascorsi tragici. Abbiamo scelto di incarnarci in questa vita, che lo vogliate o no, che lo vogliate sentire o no, è una scelta. E se io ho scelto di incarnarmi in questa vita, cerco di viverla nella miglior maniera possibile, portando a casa più esperienza possibile, portando a casa più maturità possibile. Allora ringraziamo
Ringraziamo e siamo grati per il tempo passato, dove abbiamo avuto la possibilità di riflettere in questi 2 anni nei quali siamo stati costretti. Siamo grati anche per le persone che non ci sono più, che se ne sono andate, per quello che ci hanno lasciato, per averle conosciute, per averle incontrate, per aver scambiato con loro parole, pensieri, emozioni, immagini, energia. Essere grati verso noi stessi vuol dire amarsi. Una volta una persona mi ha chiesto: ma cosa vuol dire amare se stessi? Partiamo da qua. Amare se stessi vuol dire essere grati. Facciamo un piccolo passo a ritroso, un piccolo percorso a ritroso. Se il B1 dei bisogni è quello di essere riconosciuti e il riconoscimento passa attraverso l'attenzione gli altri hanno verso di noi e il rimando all'attenzione che gli altri hanno verso di noi si chiama gratitudine. Nel momento in cui noi siamo grati a noi stessi, a questo corpo che abitiamo, a questa mente pensante, allora amiamo noi stessi. Perché ci attenzioniamo, ci poniamo nel mondo, troviamo un posto, una locazione. Riusciamo a essere nel mondo, non del mondo, ma nel mondo. Non solo con una presenza fisica, ma anche con una presenza mentale, con una presenza spirituale e animica. Allora partiamo da qua. Partiamo dall'essere grati a noi stessi. E nello stesso momento cerchiamo di rendere presenti gli altri nella nostra vita, facendo dei gesti di attenzione, dei gesti d'amore, dei gesti che dimentichiamo. Serve anche per misurare le persone. Se io faccio un gesto altruistico d'amore verso una persona e questa persona non ha un gesto di gratitudine nei miei confronti, non mi ringrazia, non si accorge. Ho capito che questa persona non vibra con le mie stesse vibrazioni e se non vibra con le mie stesse vibrazioni è inutile che io la frequenti. Ricordatevi la parola frequentare, vuol dire essere in frequenza con la persona con la quale state condividendo il vostro percorso di vita. Frequentare, essere in frequenza. Se una persona non è in frequenza e non vibra con voi, cambiate strada. È stato bello incontrarla, qualcosa vi avrà lasciato. Siate grati di quello che vi ha lasciato, anche se vi ha lasciato una ferita profonda nel cuore, siatene grati e continuate per la vostra strada. Non frequentate persone che non abbiano la vostra frequenza. La gratitudine per noi stessi crea, esercitata con costanza per noi stessi e per gli altri, crea gioia, rende tutto più facile, così che ogni gesto di ogni giorno e di ogni singolo istante diventi saturo di bellezza. Ed è quella bellezza di cui il mondo ha tanto bisogno. Un'ultima riflessione. Molti, me compreso, hanno avuto, non tutti naturalmente, ho detto molti, hanno avuto e hanno conflitti con i genitori, che peraltro abbiamo scelto. E l'educazione genitoriale è quella che lascia una traccia molto forte, indelebile, quella sulla quale io lavoro quando facciamo degli incontri uno a uno, quando facciamo le regressioni, quando facciamo le meditazioni, quando lavoriamo sulle paure, sulle ansie, sugli attacchi di panico, molto, tanto, troppo. Arriva dall'educazione genitoriale, da quella fascia d'età che va da quando l'ovulo incontra lo spermatozoo, qualche giorno dopo, quando il cuore inizia a battere, ed arriva fino al settimo, ottavo anno di età. Dopodiché
il bambino comincia a strutturarsi come un adolescente e poi piano piano si avvia verso l'adulto, verso il diventare l'adulto. Molti sono i conflitti dei genitori, molti, con i genitori che non ci sono più o con i genitori che ci sono ancora. Se non ve la sentite, è un piccolo consiglio che vi do, se non ve la sentite direttamente a loro, dentro il cuore vostro, cioè nell'inconscio, siate grati prima di tutto per la scelta genitoriale che avete fatto, perché i genitori li abbiamo scelti noi in questa incarnazione. Alle volte non capiamo perché, ma così è. Siate grati prima di tutto perché se camminate su questa terra è perché siamo passati attraverso lì. Seconda cosa, perché li abbiamo scelti come i nostri migliori insegnanti, e gli insegnanti che ricordiamo di più della nostra scuola sono o quelli molto bravi che ci hanno trasmesso qualcosa o quelli molto duri che ci hanno trasmesso disciplina. Bene, anche se in conflitto con i vostri genitori, siate grati per quello che hanno fatto e per quello che hanno lasciato dentro di voi, perché siete l'impasto dei vostri genitori, siamo l'impasto dei nostri genitori. Quindi nel momento in cui abbiamo gratitudine verso noi stessi, abbiamo gratitudine anche verso i nostri antenati, ed è importante onorare i nostri antenati e avere gratitudine verso l'insegnamento che arriva dai genitori, perché se siamo ciò che siamo è anche grazie ai conflitti che spesso abbiamo avuto, che magari sono ancora irrisolti, ma che ci insegnano ad essere su questa terra in una maniera differente. E io auguro ad ognuno di voi di essere l'impasto migliore che ci possa essere dei due genitori, perché possiate onorare con la parte migliore di loro ciò che siete anche voi. E quindi gratitudine anche in questo, perché, e concludo, perché così iniziamo la nostra meditazione sulla gratitudine, perché onorare, essere grati, esercitare la gratitudine verso chi alla fine ci ha fatto più male, è perdonare. E se qualcuno di voi ha fatto il webinar sul perdono con me, sa che la chiave del perdono è la chiave che apre le porte del paradiso. E adesso, se lo desiderate, andiamo a meditare. Ci prendiamo poi 5 minuti alla fine, se ci sono delle domande, se ci sono dei dubbi rispetto a quello che vi ho detto, o semplicemente per salutarci, per mettere la sigla e mandare una benedizione per poter dormire meglio. Maria Felice, assolutamente sì. Colgo l'occasione perché ancora ci stiamo preparando per la meditazione. Si può essere grati, dice Maria Felice, verso i genitori? Assolutamente sì. Ed è assolutamente vero quello che dici. A volte è difficile frequentarli come se niente fosse. Li perdono, ma non voglio la loro frequenza. È una scelta. Ed è una scelta intelligente, oculata. Ed è una scelta non obbligata, quindi tu non sei obbligata a frequentarli con assiduità magari, però essere grata a te stessa vuol dire essere grata anche a loro, ed essere grato a loro vuol dire esercitare il perdono. Quindi sì, sono d'accordo con te, si fa una scelta a seconda della frequenza con la quale vibrano le persone, come ho detto poc'anzi. Questa frequenza ci permette di decidere che cosa è meglio per noi, e se la loro vibrazione può danneggiarci ulteriormente più di quello che è stato fatto quando eravamo piccoli, abbiamo la libertà, fortunatamente, di mettere intanto i confini, delineare i confini e poi frequentarli in modalità affettiva, non emotiva. L'affettività non,
non la dimenticare mai, perché comunque sono pur sempre i tuoi genitori. Non lasciarti prendere, se questo è il problema, dalle emotività. Va bene. Quindi, chiudete i vostri occhi. Qualche secondo. Buona serata, Pina. Alla prossima. Qualche secondo per entrare in connessione e poi cominciamo con la nostra meditazione. Inizia con un respiro profondo, il più profondo che tu possa esercitare. Riempi i polmoni, porta più ossigeno possibile al tuo corpo. Senti nel respiro tutta la forza e la bellezza della vita. Il respiro è vita. E allora comincia da lì. Comincia a essere grato, a essere grata a questo piccolo movimento del tuo corpo, impercettibile ma importante, fondamentale, che è il respiro. La vita si esprime tutta lì, nel respiro. La prima cosa attraverso il grido, l'urlo che fai quando nasci, per definire, per far sentire, per far accadere, iniziare la tua vita, inizia con un urlo, inizia con un respiro. Questo è nascere. Ed è l'ultima cosa che farai prima di lasciare questa terra, il respiro. La vita è tutta lì, tra un inspiro e un espiro. Allora, consapevole di questo, fai un respiro profondo, sentito, importante, ed espira come se fosse l'ultimo espiro che fai. Lascia andare. Espirando nell'ultimo momento della tua vita, lascia andare tutto ciò che di materiale c'è. Quando si esala l'ultimo respiro, nell'ultimo momento della nostra vita, perdiamo tutto ciò che è materia, ma rimane in noi ciò che è vibrazione d'amore. Rimangono in noi i sentimenti, rimangono in noi i pensieri. Allora espira come se fosse l'ultimo respiro e lascia andare tutto ciò che è di materiale. Oggi, e fino ad oggi ti è pesato sul cuore. Ma c'è un altro respiro che ti aspetta. Inspira di nuovo. Consapevole, cosciente, che stai rinascendo, che stai rivivendo. L'ossigeno brucia, trasforma, pulisce. E allora sii consapevole che con questo respiro stai pulendo il tuo corpo. Le tue cellule stanno buttando via le tossine, le cose tossiche. E di nuovo espira più consapevolmente, sapendo che non c'è paura nel lasciare andare le cose che pesano, le zavorre. Non c'è paura a lasciare andare. Lascia andare con il respiro. E di nuovo, in gratitudine, con gratitudine, inspira in maniera consapevole, completa, rotonda. E sei rinata di nuovo.
e con la stessa consapevolezza. Con la stessa consapevolezza che tu non sei il respiro, tu non sei la tua mente, tu non sei il tuo corpo, tu sei molto di più. Consapevole che tu sei un essere di luce e di vibrazione elevata. Espira, lasciando andare le ultime zavorre, lasciando che le spalle si allontanino dalle orecchie, che cadano. Lasciando che la tua schiena, le tue gambe, e le tue mani, i tuoi piedi, i tuoi occhi, le tue orecchie riposino. Respira in maniera normale. E sii grata, sii grato. Per questa consapevolezza che sta entrando in te con grazia, facilità e gioia. Sii grata per le tue membra, per il corpo che abiti, che ha comando dei tuoi pensieri, dei tuoi desideri. Sii grata per le tue gambe che ti portano laddove il tuo pensiero desidera andare e per le tue mani che accarezzano e abbracciano ciò che tu vuoi amare. E per i tuoi occhi che ti permettono di vedere la bellezza dell'universo. Nel nostro percorso di vita ognuno ha delle esperienze da fare. Spesso sono gravi. Ringrazia. Sii grata per l'opportunità che la vita ti dà. Certa e certo che nel problema c'è la soluzione. Attenta, nel problema non c'è la disperazione, nel problema c'è la soluzione. E impara questo esercizio di gratitudine, questo mantra, grazie, 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 che risuona con questa parola dolce con la Z appena accennata. Non è dura. Queste sei lettere che assieme esprimono amore. Grazie per ogni gioia che accompagna la mia vita. Grazie per ogni lacrima che ho versato, che ha pulito i miei occhi. Grazie per ogni no che ho sentito, perché mi ha insegnato ad andare avanti alla ricerca del sì. Grazie per ogni caduta che ho fatto, perché mi ha insegnato a rialzarmi. Grazie per ogni persona che sta al mio fianco, sofferente, perché mi dà la possibilità di esercitare l'amore. Grazie per la luce, per gli animali, per l'acqua che bevo, che è meravigliosa quando sono assetato. Grazie per il tutto e grazie per il nulla, perché alla fine è del nulla che ho bisogno per poter ritrovare me stesso e per poter essere grato di camminare su questo meraviglioso pianeta. E grazie del silenzio, perché è nel silenzio
che posso ascoltare la mia vera voce qualche istante prima di tornare. Porta con te qualsiasi emozione ti possa essere nata da questa meditazione e sii grata e sii grato, perché stasera le nostre energie si sono unite e il tuo cuore non sarà più lo stesso. Quando te la senti facendo sbocciare un meraviglioso sorriso sulle tue labbra e sul tuo viso, e immaginando di aprire gli occhi e di illuminare la stanza, fai un ultimo profondo respiro di gratitudine. E poi, con il cuore aperto, riapri i tuoi occhi e illumina la stanza con un grande, enorme grazie. Io ti aspetto per i saluti finali. Namaste. Com'è andata? Vedo che arrivano i primi ringraziamenti. Ringrazio io voi che siete rimasti fino alla fine a meditare. Se volete condividere qualche emozione, anche perché vedo che questi grazie sono ad hoc in funzione della serata, che è la serata della gratitudine. E quindi ringrazio io voi di essere arrivati fino alla fine con me. Silvia dice bellissimo argomento, bellissima meditazione, ho vibrato e rilassata molto. Elena dice è stato meraviglioso, da tutti gli altri arrivano i grazie. L'invito è quello, che è molto semplice, no? Io sono più che altro cerco di essere per la semplicità delle cose. Siate grati stasera perché siete stati con me, perché io sono stato con voi, sarò grato. Siate grati perché abbiamo avuto la possibilità di stare insieme. Domani mattina siate grati per la notte che avete passato, per i sogni che avete fatto, di qualsiasi natura essi siano stati. E se potete, domani provate a esercitare la gratitudine della bellezza di camminare su questo mondo, di guidare la vostra macchina, di entrare in quell'ufficio che non sopportate, di incontrare quel collega, quella collega che vi sta antipatica. E quando siete di fronte alle persone che proprio non digerite, che vi danno fastidio, di te, ti sono grato, perché mi stai facendo provare un'emozione, anche di repulsione, ma mi stai facendo provare un'emozione. E siate grati verso voi stessi, perché siete delle anime viaggianti, delle anime erranti, meravigliose. Leonardo. Grazie Gianandrea, meravigliosa sensazione di pace e di leggerezza. Grazie, grazie, grazie anche a te Leonardo. Bruna, ho sempre dato molta importanza alla gratitudine, quindi condivido pienamente tutto. Brava Bruna, continua così perché è molto importante. Bene, io vi ringrazio, vi mando una benedizione, vi mando tanta luce. Sono grato a voi che avete fatto e siete stati con me stasera. Ci vediamo poi con Fiore di Loto giovedì prossimo. Naturalmente non vi dimenticate di iscrivervi ai canali dove potete trovare altri contenuti rispetto a questo. Chiaramente YouTube trovate delle cose vecchie, Facebook trovate i post che metto, Telegram anche quello, farò delle mini meditazioni ogni tanto durante la settimana. E poi non vi scordate di andare a vedere il progetto di sostegno, quel marchio
che sto portando e che fra un po' indosserò, che è quello di Dragonfly Style, che serve per nutrire tutti i progetti che andremo a fare. E io ho molte idee, spero di trovare qualcuno che corrisponda alle mie idee e mi aiuti a realizzare i sogni che ho dentro il cassetto. Vi auguro una notte magica, vi auguro una notte serena, una notte piena di gratitudine. Io e la gatta che è qua che sta miagolando e mi sta chiedendo di andarle a dare un po' di cibo, e adesso farò anche questo. Vi ringraziamo e vi auguriamo una fantastica notte e un buon fine settimana. Namaste. Grazie.